Mi astengo un po' dal commentare la tragedia perché penso che ci siano i fatti che parlano da soli. Penso appunto che sia importante in questo momento tutelare sicuramente il minore che sicuramente non era nella capacità naturale di quello che stava facendo. Mi ricorda, non lo so, un po' il titolo del libro di Hannah Arendt, La banalità del male. E fa riflettere perché bisogna capire proprio l'equilibrio precario tra lucidità e follia. E secondo me uno studio da parte di psicologi o comunque terapisti che si occupano di queste cose, secondo me è molto utile per, diciamo, tutti quanti noi, anche per la nostra sicurezza. Io penso che sia un allarme, perché comunque molti ragazzi vengono lasciati da soli e purtroppo non c'è un appoggio da nessuno. E i genitori ci sono presenti. Però non è mai facile. L'unica soluzione rimane sempre il dialogo anche tra generazioni diverse che a volte portano vissuti e anche modi di affrontare disagi o circostanze molto differenti.